perché uno dovrebbe fare un intensivo o seguire uno stage? Normalmente, vi dico, l'idea generale è perché conosco più tecniche, ma la conoscenza di per sé a livello intellettuale è né più né meno che avere un violino ma non saperlo suonare. Gli stage, questi eventi in particolare, il Krav Maga funziona molto bene tra l'altro per intensivi, sono fatti per produrre dei cambiamenti nel modo che voi avete di interpretare delle problematiche, delle cose, in questo caso per esempio nel Krav Maga una situazione di aggressione. Nel momento in cui voi cambiate la vostra mentalità, mettete dei presupposti per cui con un allenamento create un effetto, diciamo, a valanga. Basta un piccolo cambiamento, come un sassolino, e create una valanga. L'idea qual è? L'idea è mettervi in un contesto in cui voi fate reale esperienza di come il vostro corpo e la vostra mente possono funzionare in una situazione di stress. Durante questo evento voi cosa avete fatto? Avete visto quelle che sono le tecniche, diciamo, principali di difesa, proprio le base. Avete visto quali sono le meccaniche principali di difesa su un attacco corpo a corpo e avete visto come si possono utilizzare delle armi improvvisate. L'avete visto e l'avete fatto e l'avete sperimentato. Rispetto a due giorni fa ci sono delle cose che adesso voi sapete. Fosse anche per ogni ambito un unico pensiero, un'unica linea guida, avete una carta in più da giocare e questa rimarrà per sempre.